Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Milan Inside. Oggi morale sotto i piedi. Morale sotto i piedi. Vabbè. Prima di cominciare, ragazzi, vi ricordo gentilmente un like al video, iscrizione al canale, attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside e vi ricordo il sito www.ecmilaninside.com per tutto ciò che riguarda il nostro amato Milan. Oggi è difficile parlare, ragazzi. Sono arrabbiato, sono arrabbiato, sono amareggiato, sono. Difficile, difficile parlare, difficile perché quando subentra una sorta di delusione dovuta a una mancata in maniera totale prestazione, viene difficile parlare. Bisogna essere obiettivi nel dire che il Porto ha strameritato, meritato, strameritato di vincere, ha creato più palle occasioni, non ha concesso praticamente niente, ha giocato meglio, ha corso meglio, il Milan non ha praticamente fatto niente di tutto ciò, né ha attaccato, né ha difeso, forse ha solo difeso, ma nemmeno troppo, in maniera troppo positiva, ha corso male, giocato malissimo, in maniera pessima. A tutto questo c'è un ma però, ma, c'è un ma, dovuto all'ennesimo errore arbitrale contro il Milan. Aspetto quasi con ansia, con trepidazione che, di subire un gol regolare. Non ricordo, a parte il gol di Caprari sabato contro il Verona, mi viene difficile pensare a un gol regolare subito ultimamente. Perché? Perché allora, la storia è piena di partite dove teoricamente una squadra meriterebbe ampiamente di vincere. Però non sempre chi merita alla fine vince. Succede che magari una squadra faccia 30 tiri, pali, traverse, miracoli del portiere. Magari la squadra avversaria poi fa un tiro, un gol e vince 1-0. Quindi, se non ci fosse stato l'errore arbitrale, e la partita rimaneva sullo 0-0, che ne sappiamo poi perché alla fine dei conti pure il pareggio sarebbe servito a poco. Però capito, fare una vittoria del genere dove non meriti assolutamente, esce gol, un rigore, un autogol, vinci 1-0 e la partita assume tutt'altro aspetto positivo solo nel risultato, chiaramente. Ripeto, per l'ennesima volta abbiamo strameritato di perdere, il Porto ha strameritato di vincere. Resta poco altro da dire, se non che gli unici a salvarsi, mi verrebbe da dire, forse Calabria, anche se ha subito molto Diaz. Forse Kier, l'unico che si è salvato, per il resto Tomori male, Balotura è male, forse un pochettino Tonali, ma nemmeno più di tanto, insomma, un paio di persone, non nessun altro. Leao ha cominciato bene con un paio di accelerazioni, un paio di cross interessanti, poi è finita là. Abbiamo visto il Leao versione anni precedenti, purtroppo. E tutti gli altri sono da 4 in pagella, non di più, non di più. Tatarusanu che ha commesso degli errori, insomma, non incolpevole su gol, però mi rimane l'amaro in bocca di quel gol subito. Non fosse per altro che
se lo scontro è fortuito e io sono fisicamente il doppio del mio avversario, magari in una, per così dire, in uno scontro ci sta che l'avversario più piccolo subisca e cadda. Però se io ci vado con la malignità, perché Taremi guarda dove Benasere ci va apposta addosso e nessuno ha parlato pure di una mezza palla trattenuta lì, tra i piedi, lì poi viene la rabbia, lì poi verrebbe da spaccare tutto. Perché ripeto, la storia del calcio è piena di partite dove squadre che non meritano alla fine vincono. Ma purtroppo è il gioco del calcio, poi c'è anche una componente dovuta alla dea bendata che entra in gioco. Per questo fa rabbia, per questo fa rabbia. Ora il cammino inevitabilmente si fa ancora più in salita, perché c'è il Liverpool a 9, 4-4 Atletico e Porto e Milan a 0. L'unico barlume di luce può essere legato al infilare tre vittorie e farne nove. Ciò significherebbe che alla prossima il Porto rimane a 4, sperando che magari il Liverpool vinca con l'Atletico, anche l'Atletico rimane a 4. Tu poi devi andare in Spagna dall'Atletico, una sorta di scontro diretto e vincere, e poi devi sperare che magari il Liverpool sia in vacanza all'ultima partita. È una speranza. Mi arrabbio anche con chi dice che non varrebbe la pena andare in Europa League, perché punto primo, scusate, si potrebbe puntare a vincerlo. Secondo, la vittoria dell'Europa dà accesso diretto alla Champions nel caso in cui in campionato non dovessi arrivare tra le prime quattro. Sono sempre dei soldi, degli introiti dal punto di vista economico, ed è l'unico trofeo, punto quarto, l'unico trofeo che manca nella nostra rigogliosa bacheca. Quindi bisogna lottare. Poi, tra un paio di mesi circa vedremo come finirà. Ora però non deve essere una sconfitta a minare tutto ciò che di buono si sta facendo. Bisogna rimanere coesi, pensare alla prossima partita importantissima sabato sera contro il Bologna fuori casa, e quindi a Bologna, al Dall'Ara. Sperare magari di recuperare qualcuno, perché le assenze pesano tanto, perché con i sé e con i ma non si va da nessuna parte, però vedere un Milan a pieno organico stasera, magari sarebbe andata diversa. Vabbè, ma tant'è ragazzi, non ci abbattiamo, rimaniamo connessi mentalmente, non ci facciamo non ci facciamo abbattere, ecco, dalle situazioni avverse, e rimaniamo sul pezzo, perché la stagione è ancora lunga, ci sono ancora tante partite da affrontare, bisogna andare avanti. Testa alla prossima, una partita da non sbagliare. Però fa ancora rabbia, ragazzi. Non mi vedrete mai spaccare e fare sceneggiate nei video, però credetemi che la rabbia e anche la delusione per una partita brutta è tanta. Io vi ringrazio ragazzi, vi do appuntamento ai prossimi appuntamenti, vi do appuntamento ai prossimi appuntamenti, non si può sentire. Vi consiglio comunque di rimanere online per i prossimi appuntamenti di Milan Inside. La rabbia mi fa anche incespicare con le parole. Vi ricordo gentilmente un like al video, iscrizione, campanellina, tutti i link dei profili social di Milan Inside in descrizione e il sito internet.
Ci vediamo alla prossima, ragazzi, sempre Forza Milan. Ciao ragazzi.